Salve a tutti, benvenuti al mio canale. Proprio l'altro giorno ho scritto un articolo veloce, abbastanza rapido, riportando un lavoro fatto da colleghi inglesi su quello che sono le capacità di dismissione del testosterone nelle sue varie forme di estere. Lo studio, alla fine, in conclusione, chiaramente per semplificare l'articolo, documentava che effettivamente l'utilizzo di testosterone enantato, splittato nelle giuste quantità, è sicuramente la molecola che più può dare risposta a livello di terapia ormonale sostitutiva. Lo studio si avvaleva di un confronto su quanto questa molecola potesse dare l'ipertrofia prostatica. Quindi chiaramente l'ipertrofia prostatica viene vista per noi uomini come un fatto negativo, ma lo studio effettivamente cercava proprio di capire quanto la stimolazione prostatica si confacesse poi alla capacità stimolante dell'ormone. Quindi per quello che era la finalità dello studio si è visto che il testosterone enantato è quello più in grado di dare la giusta finalità alla nostra terapia sostitutiva. E giustamente un commento, perché ho postato l'articolo su Instagram, di un carissimo amico, il dottor Rossini, che è un disegnatore chimico, ha fatto anche un intervento, avendolo io taggato sul post, interessante, ovvio, ma tutte le cose ovvie finché non sono dette non lo sono affatto. Dipende molto dalla farmacogenomica, da quanto la genetica ha dato a noi la possibilità di metabolizzare il farmaco, le nostre attività recettoriali, anche l'attività delle esterasi. Questi esteri, non entro assolutamente in dati chimici, mi sembra siano l'unione di un alcol, di un fenolo con un acido carbossilico, vengono ancorati in posizione 17 al testosterone e fanno sì che questo venga rilasciato in maniera più o meno veloce. Ecco, è chiaro che questa dismissione, questo sgancio, come il marinaio che sgancia il nodo per fare della corda per far ripartire la barca, dipende molto dalla e presenza e attività delle nostre esterasi. Quindi non esiste una legge unica per tutti. Ognuno di noi ha una sua risposta, una sua farmacogenomica, e questo è da fondamentale per capire, anche per quando si iniziano terapie ormonali sostitutive o terapie farmacologiche, sapere che l'individuo può avere delle reazioni, delle risposte, sia di effetti positivi che di effetti collaterali, ben diversi magari dal paziente che pochi minuti prima era uscito ben contento dalla nostra stanza. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.